Gli organizzatori avevano fatto realizzare 1200 cappellini con la scritta e a loro dire non ne hanno avanzato nemmeno uno. La marcia Salviamo il Nevegal ha portato in piazza dei martiri operatori economici del colle, associazioni di categoria, scuole sci, personaggi della politica locale e semplici cittadini. Il percorso scelto dagli imprenditori del Nevegal con il sostegno di Vivaio Dolomiti si è dipanato tra la stazione e il centro. L'obiettivo dichiarato era quello di invitare la politica a trovare le risorse per un rilancio e scongiurare la paventata chiusura degli impianti per la stagione invernale. Presenti anche i membri del Comitato per il Collegamento Sciistico come Alico Valpusteria che da tempo chiedono il via libera ministeriale per nuovi impianti tra il Bellunese e l'Alto Adige. A Belluno però si è parlato soprattutto della difesa dell'esistente. Cosa comporterebbe una chiusura invernale? Chiaramente tutta la parte culturale, la parte sociale di tutti i ragazzi che vanno a sciare andrebbe sicuramente a morire. Come ho detto anche prima, l'indotto anche per la città di Belluno, il riversamento sarebbe veramente una cosa secondo noi catastrofica, perché comunque ci lavorano direttamente, come dicevo, 150 persone e indirettamente sicuramente centinaia di persone, perché ci sono anche tutti i servizi. Oltre alla parte sciistica e estivo invernale che usufruiscono il Nevegal, c'è anche tutta la parte dell'indotto degli appartamenti, delle case che sicuramente andrebbero a chiudere o aprire molto meno, quindi ci sarebbe molta meno persone che vanno anche in città di Belluno a spendere, in più lo spopolamento e il degrado anche del territorio sicuramente. Come si salva quindi il Nevegal? La strada sicuramente, come abbiamo appena detto, è sicuramente riuscire a mettere insieme il pubblico e il privato. Io credo che privati ce ne siano, però ci deve essere il locomotore davanti, il trainante deve essere assolutamente il pubblico.